La guerra coloniale italiana in Libia cominciò ormai 100 anni fa, nel lontano 1911. Lenin coniò per l'impresa italiana la definizione imperialismo straccione. E il Kaiser Guglielmo II invitava con sarcasmo e sufficienza l'Italia a guardarsi in casa e occuparsi piuttosto delle sue colonie interne, il sud povero e arretrato. Ma Vittorio Emanuele II non si lascia impressionare. La Tripolitania è ben presto conquistata dal Regio Esercito e nel 1912 il Trattato Internazionale di Losanna ne sancisce la legittimità. Con l'avvento del fascismo, negli anni 20, Mussolini decide di terminare l'impresa in terra d'Africa e passare alla conquista di tutto il territorio libico. In pochi anni, l'esercito italiano, comandato prima dal generale Badoglio e poi dal generale Graziani, soffoca con violenza e atrocità ogni rivolta indigena. Già nel 1931 i possedimenti coloniali sono ormai saldamente nelle mani di Mussolini. Nel 1933, con il governatorato di Italo Balbo, uno degli uomini più carismatici del regime, comincia un vasto piano di insediamento di contadini italiani in quella che Roma chiama la Quarta Sponda. Percorrendo il bellissimo lungomare, ci avviciniamo al Lido, dove l'arena è così... Viene promessa una terra feconda e vergine e si diffondono nei cinema allettanti documentari sulle bellezze al bagno delle spiagge di Tripoli. La propaganda è massiccia. Le magnifiche sorti dell'impero devono confermarsi agli occhi dell'opinione pubblica, così come l'opportunità per tutti di garantirsi un posto al sole. Nel sedicesimo annuale della marcia su Roma, i coloni fascisti che col duro lavoro delle proprie... Dalle campagne italiane più povere del nord e sud Italia, nel 1938 arrivarono in Libia altri nuovi 20.000 coloni per la nuova provincia italiana, con le loro famiglie, i loro figli. A fine maggio, primi giugno del 1940, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, probabilmente per essere messi al sicuro, il regime decide di far tornare in patria questi bambini. Si pensava per poco, forse il tempo di un'estate, il tempo di entrare in una guerra considerata già vinta dal potente alleato nazista che nei pochi mesi precedenti aveva conquistato gran parte dell'Europa. Ma, come sappiamo, questo fu un tragico errore di valutazione. Ai bambini si disse che sarebbero andati in una sorta di vacanza, al mare e in montagna, in madrepatria, solo per poche settimane, lontani dai genitori. La verità fu che la loro drammatica avventura durò l'intera guerra e anche oltre. Sono partita, avevo 6 anni. E poi sono tornata a 12. Ci hanno fatto pure una canzone. 6 anni di qua e di là. No, non la posso cantare, mi viene da piangere. Senza vedere né mamma e papà. Sono equilibri paralleli e destini instabili quelli che si delineano nel Mediterraneo all'alba della Seconda Guerra Mondiale. Le prese di posizione sul conflitto e sulle alleanze, di fronte al dilagare tedesco, mettono a vivo le posizioni di ognuno. Vai, agli nervi! Balbo lotta apertamente contro l'ipotesi di un'entrata in guerra dell'Italia. Non fa più mistero della sua opposizione alle strategie di Mussolini, mentre la sua Libia rischia di trasformarsi nel teatro di guerra più immediato e micidiale. La partenza da Tripoli nel giugno del 40 arrivò all'improvviso, perché ho capito dopo. Il governo, sapendo che il 10 giugno avrebbe dichiarato guerra, ha evacuato ragazzi, bambini in inizio di adolescenza
Contrariamente a quello che avveniva ogni anno, gli studi delle scuole elementari sono cessati a fine maggio, non a metà giugno. Non vi sono documenti che dicano di come e quando fu presa la decisione, ma si stava preparando una delle più grandi odissee dell'infanzia che la storia di quei tempi abbia mai visto. L'11 maggio 1940 Balbo aveva scritto a Mussolini: «Sarà meglio in un primo tempo limitare l'esodo ai bambini e ai ragazzi non atti al lavoro. Ho già impartito alle federazioni fasciste le istruzioni per l'inquadramento. La spedizione in patria potrà pertanto essere effettuata con gli stessi piroscafi che porteranno gli 80.000 uomini delle grandi unità». Quei bambini e ragazzi erano i giovani italiani di Libia. Stavano arrivando in Libia migliaia di soldati. Tutti i vetri delle nostre case, noi avevamo un albergo, tutti i vetri dell'albergo erano stati tinteggiati di blu, erano stati oscurati. E mio papà diceva: qui c'è brutta aria, qui può succedere qualcosa, andate. Ci rivedremo dopo. Nelle bacheche delle scuole, dappertutto, c'era scritto che tutti i bambini che erano lì in Africa, sofferenti forse di quel sole, avevano diritto a una vacanza in Italia per rivedere la patria nativa. Nel 1940, 120.000 erano gli italiani in Libia. Più di 6.000 famiglie erano di agricoltori. Quelli erano i loro figli e il loro futuro. Non era inusuale, era accaduto anche negli anni precedenti che i bambini trascorressero l'estate nelle colonie estive italiane, ma per le vacanze del 40 venne deciso che tutti i 13.000 figli dei coloni di Libia sarebbero andati in patria. Il peggio incombeva. Nelle case del fascio delle province di Tripoli, Misurata, Bengasi, Derna, si dispose che nessun familiare adulto li avrebbe accompagnati e chi si rifiutava, in caso di pericolo, si sarebbe assunto tutta la responsabilità. Il duce dell'impero aveva detto ai genitori perplessi e tristi: «Siate fieri del vostro sacrificio. I vostri bimbi, per merito del fascio, hanno l'onore di rivedere il suolo natio. Fra 3 mesi, forti e coraggiosi, ritorneranno in mezzo a voi». Dal deserto che eravamo giù, pensavamo: andiamo in nave, attraversiamo le cose, andiamo in Italia, stiamo via un mese al mare, e via di seguito siamo partite un po' tranquille. Non ero tanto piccolo, capito? Quindi non è che abbia tanto sofferto. E poi l'ho preso come una vacanza, un'allegria, a 12 anni, per noi. Era uno spasso, diciamo. Così, ai primi di giugno del 1940, le navi vanno, con una moltitudine di bambini e adolescenti a bordo, maschi e femmine dai 4 ai 14 anni, affidati dai coloni al regime. Mia mamma non è venuta a accompagnarci alla nave, è venuto solo papà. E io non riuscivo a staccarmi dal collo di mio padre, neanche lui, e lui piangeva insieme a me. Eravamo abbracciati, mia sorella piccola anche, e lui continuava a dirci che saremmo stati lontani pochissimo, che loro sarebbero venuti a prenderci. Per noi era un'esperienza bellissima. Qualcuno probabilmente dei più piccoli non si sentiva spaesato. Io mi sono divertito moltissimo perché andavamo su e giù per queste scale di corsa. Era un mondo nuovo per noi. Noi venivamo dalla campagna. Non eravamo abituati a vivere in un albergo di mare, diciamo. Sulla nave è stato peggio che peggio, perché così da sola mi sono fatta la pipì addosso, perché ero troppo spaventata. Noi siamo stati imbarcati a Derna sul Marco Polo, siamo il giorno 6 di giugno, siamo sbarcati a Bari il 9, il 10 è stata dichiarata la guerra. E io attribuisco un pochino di merito alle autorità che hanno prima voluto che noi fossimo al riparo e poi dopo hanno fatto esplodere la guerra. La guerra era stata preparata nei mesi precedenti.
Già a maggio Mussolini aveva assicurato a Hitler l'entrata in guerra a fianco del Reich. Sarebbe stato per il giugno del 40. Il cordiale incontro dei due condottieri ai quali guarda il mondo. Roosevelt chiede a Mussolini di non trascinare l'Italia nel conflitto. Analoghi appelli vennero rivolti dal Papa e dai dirigenti francesi. Nel suo diario il ministro Galeazzo Ciano aveva scritto: ci vuole altro per dissuadere Mussolini. In fondo non è che egli voglia questo o quello, vuole la guerra. Se pacificamente potesse avere anche il doppio di quanto reclama, rifiuterebbe. I bambini dalla Libia arrivano in Italia. Già nei porti di Napoli e Bari vengono divisi in grandi gruppi di 300-400 unità. Per la maggior parte di loro la destinazione è la costa adriatica. Rimini, Miramare, Cattolica, Igea Marina, Fano. Le grandi colonie estive del regime già attive da un decennio. Per molti era la prima volta nella terra dei loro padri. Col treno ci hanno portato a Fano. E lì è stato il primo incubo della vita, perché siamo capitate prima di tutto il trauma, perché ci hanno rapato i capelli. E c'erano bambine con capelli lunghi, bellissimi, e io avevo i boccoli che mi faceva sempre la mamma, rapate. Abbiamo viaggiato tutta la notte fino alla colonia di Rimini di Miramare. Era la colonia del fascismo novarese, una bellissima colonia, costruita 6 anni prima. Era il 9 di giugno. Il giorno 10, all'ora di cena, abbiamo saputo che l'Italia era entrata in guerra. Delle decisioni irrevocabili! Di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Ci sono state scene di pianti, specialmente da parte dei più giovani, perché avevano capito allora che la cosa sarebbe stata molto, molto lunga, il ritorno. Mi è sembrata una cosa bella in quel momento, perché c'erano tanti bambini. C'era questa colonia bellissima, il mare, che siamo andati a Igea Marina, la prima colonia. E stavamo bene, giocavamo, cose. Poi mi è passato, non è che pensavo... Chiavari, qualche minuto tra i figli dei nostri agricoltori libici, ospiti della colonia permanente Gustavo Fara, un modello del genere. Sveglia, preghiera, toletta e bagno. I vostri bimbi, per merito del fascio, hanno l'onore di rivedere il suolo natio. Era questo che avevano gracchiato anche gli altoparlanti nelle piazze di Tripoli gremite, fra pianti disperati e gli uomini in camicia nera a organizzare gli imbarchi. Si trattava di uno strappo, un'azione di guerra. Su quelle piazze i figli furono davvero strappati dalle gonne delle madri. Non tutti, però. Siamo partiti in 3 fratelli, io, mio fratello Paolo e mio fratello Luca. Io ero 12enne, quindi mi sentivo responsabile della situazione. Doveva partire con noi anche Salvatore, di 5 anni, ma non partì perché non siamo stati capaci di trovarli e quindi il tempo stringeva, dovevamo essere a Fornaci, nella zona di raccolta dei ragazzi, per poter andare poi sulla nave. Il piccolo non c'era e quindi hanno raccontato che si era attaccato, per così dire, alla gonna della mamma a piangere e io non voglio andare, ma in effetti a 5 anni sradicarsi così. L'unico punto di riferimento erano loro due. I genitori erano rimasti in Libia, quindi dopo quasi un anno la fisionomia ormai dei genitori era quasi sfumata. Mia mamma, prima di partire, mi ha regalato un borsellino come per tenere qualcosa, non ricordo cosa c'era dentro. E io me lo sono tenuto molto caro. Quando siamo arrivati nella colonia Igea Marina, lì è successo che me l'hanno rubato. E quello è stato, quello che era un legame verso mia madre, è stato spezzato. Così in tutta Italia i bambini del popolo vivono le loro gioconde vacanze protetti dal grande amore del Duce.
Alla fine dell'estate del 1940, l'illusione di una guerra breve già vinta si dimostra in tutta la sua insensatezza. È ormai chiaro, i 13.000 piccoli ospiti delle quasi 40 colonie della gioventù italiana del Littorio non sarebbero tornati in Libia. Li aspettava un inverno di guerra. Per quella che ormai si sapeva non sarebbe stata una semplice vacanza, l'ispettorato scolastico del Ministero dell'Africa Italiana pensò fosse necessario che l'istruzione dei bambini italiani di Libia conservasse il peculiare carattere coloniale. Il regime cercò di garantire la scuola per tutti. Nelle colonie stesse o in istituti vicini, i bambini cominciarono a frequentare le scuole elementari, i più grandi le secondarie o i primi corsi professionali. Siamo capitate con un direttore cattivissimo, crudele proprio. Picchiava anche col frustino, guai a disubbidire, guai se non si faceva il saluto al duce, scendere, salire, marciare, cantare. Era questo terribile. E questa cosa qui di dover fare il saluto, 20 volte passavi dalle scale, 20 volte dovevi fare il saluto al duce, e io ho cominciato a dire ma... Ma chi è questo duce? Che poi io, piccolina, non sapevamo niente noi, né di fascismo, né di Mussolini, niente. L'infanzia è transito, formazione e divenire. Il fascismo italiano, forse per primo, intercetta il movimento della crescita verso l'età adulta e lo instrada verso la nazione, il combattere per essa. Le spiagge dei giochi si trasformano in piazze d'armi, le colonie in rigide caserme. Bambini pronti per la guerra, di difesa, di conquista. Dovevamo soltanto cantare inni di squadracce fasciste, perché in effetti noi cantavamo manganelsi a moschettieri che avanzano con passo rapido, per l'istanza del duce noi siamo fieri e colpiremo il nemico col santo manganel. Non erano certamente parole che potevano venire fuori dalla bocca di un bambino. C'era uno che diceva, se non ci conoscete guardateci le mani, noi siamo tripolini, siamo figli di italiani, dai, 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 caro duce la vincerai. Poi se non ci conoscete guardateci dal petto, noi siamo tripolini, portateci rispetto. Passa l'estate e lì dal mare ci mandano in montagna, e siamo andati a Montemaggio. Sempre tutti noi, tutta la stessa colonia va a Montemaggio. Ma non sapevamo neanche quanto durava, dicevano la guerra durerà pochi mesi, poi si ritorna a casa, dice, non è da preoccuparsi, via di seguito. Intanto fate tutta l'estate qui, in vacanze, qui e lì, poi ritornate giù. Chi pensava che la guerra duravano tutti quegli anni? La rete delle colonie si allenta. Tutto deve far fronte alla guerra che infuria. Treni e convogli speciali trasportano molti dei bambini nell'entroterra, in altre colonie, sulle coste toscane e sulle colline appenniniche. Intanto, alla fine del gennaio 1941, Hitler promette a Mussolini l'invio di truppe corazzate in Libia per il mese di febbraio. Per la primavera, il partito fascista ordina in Italia la mobilitazione civile di 8 milioni di cittadini dai 18 ai 55 anni. Noi sapevamo, c'era la propaganda, che sarebbe stata una guerra lampo, che sarebbe durata 2-3 mesi, e il teatro di guerra sarebbe stata la Libia. Siamo stati tenuti molto all'oscuro di quello che stava succedendo. Sapevamo solo dei nostri genitori che erano in Libia, sapevamo che c'erano delle ritirate, sapevamo che le cose non andavano molto bene, ma sapevamo poco. Sentivamo il pericolo. Non avevamo però la consapevolezza delle dimensioni di questo pericolo. La percezione non l'avevo. Io sapevo che mi mandavano a destra e a sinistra. Non avevo questa sensazione del pericolo. Un po' alla volta subentrava questa rassegnazione, in pratica. C'era poco da fare. C'era la guerra, di là non si poteva tornare perché gli inglesi erano i padroni del Mediterraneo, in pratica. I collegamenti con la quarta sponda sono ormai interrotti, le comunicazioni postali sempre più difficili. Il regime inscena un falso documentario. La propaganda vuol far credere che attraverso la radio i legami familiari rimarranno vivi,
che i genitori in Libia possano davvero ascoltare i loro bambini dalle colonie italiane, divenute ormai la loro nuova casa. Ecco i vostri balilla, le vostre piccole italiane, ecco i vostri figli che da questa bella colonia vi faranno sentire per qualche istante voci e canti. Babbo, sono il tuo Paolo, sono tanto felice di poterti parlare, mi senti? Sai, babbo, questa notte ti ho sognato e mi sembrava di essere al tuo fianco. Avevo una pistola anch'io e ti difendevo. Stai bene, babbino, e mi raccomando, tagli più che puoi. Villaggio Veda Littoria, c'è qui una piccolissima figlia della lupa, Imelda Zanellato, figlia del colono Giuseppe Zanellato. Come ti chiami? Zanellato Imelda, figlia della lupa. E che cosa vuoi mandare a papà? Bacchetto. E mandalo. Io non mi ricordo che Mario e Paolo avessero avuto notizie di come stavano i genitori. Buio assoluto. Nessuna comunicazione. Quella nelle colonie è una nuova vita per i bambini, fatta di nuovi affetti, con la ricerca di un calore umano che sembra sempre più lontano, impossibile da raggiungere. Le luci delle pile si muovevano nel buio per controllare i letti occupati nella camerata femminile. E se qualche letto era vuoto, sicuramente in un altro dormivano in due. Allora una delle due bambine, il giorno dopo, la si vedeva partire verso altra destinazione, un'altra colonia. Se a volte avevamo mano nella mano, magari l'amichetta del cuore, arrivavano le vigilatrici e paf, ci davano uno schiaffo sulla mano per toglierci questa possibilità di intesa, il gruppetto, eccetera, no, per carità. Troppo brutto era trovarsi lontano dalla famiglia, senza affetto, senza amore, abituati a avere tutto e arrivare a avere niente. Ma il tutto, io non intendo il tutto come vestiti o come gioielli o come giocattoli, il tutto d'amore. C'erano alcuni bambini che facevano la pipì a letto, poveretti, li mettevano avanti al muro e gli davano botte. Là la vigilatrice, c'era una vigilatrice cattiva. E un ragazzo, l'abbiamo voluto un po' mettere in ridicolo, era al gabinetto, poverino. E lui era molto più timoroso di noi. Era al gabinetto, era seduto sul water, diciamo, le cose come stanno. E ci siamo voluti divertire, in quel momento abbiamo gridato, attentia! E quello si è alzato al gabinetto facendo il saluto. È una cosa, guardi, che è da pensare, vuol dire che lì c'era una disciplina da far paura. Nel 1942 il regime coniò un nuovo termine per i piccoli italiani di Libia. Diventarono gli organizzati libici. E chi organizzava stabiliva la formazione di un vero e proprio corpo. Cuore era Benito Mussolini. I bambini erano le propaggini più lontane delle membra, ossia le parti più remote di questo organismo. In Libia, Bengasi è riconquistata dalle truppe italo-tedesche. E nel Mar della Sirte gli inglesi perdono un intero convoglio in battaglia navale con la Regia Marina Italiana. Le navi tentano di nascondersi nelle cortine fumogene. Era un qualcosa che ci ricongiungeva, cioè sentire parlare delle località della Libia, della cosa, ci portava anche a pensare, sta andando avanti, vanno avanti. Quindi... La notte non interrompe l'offesa sul convoglio, già in parte disperso. A fine giugno, confidando nell'imminente vittoria in Libia, Mussolini va a Derna, ma bloccato nelle retrovie del fronte, dopo poche settimane tornerà deluso in patria, dove, dai primi mesi dell'anno, la razione giornaliera di pane scende a 150 grammi pro capite. La fame. Mangia proprio... A scuola alle 10 puntualmente svenivo, sì, dalla fame. E io ed altre svenivamo. Allora questo gruppo che sveniva ci hanno portati a fare una visita al torace. Quelli che ci hanno fatto queste lastre ha detto, ma queste bambine
sono solo denutrite, hanno solo fame. E allora noi che svenivamo, a merenda, alle 4, a noi ci davano un pezzetto di pane così, con burro e marmellata, solo chi sveniva. Mamma mia, la cosa povera di piselli era sempre da mangiare. Un panino così in tutta la giornata e una sbobba. Sembrava una morta in piedi. Una lotta continua per la fame che abbiamo subito in maniera preponderante proprio. Lo sbando è cominciato. Le sconfitte militari fiaccano il regime, lo costringono a serrare le fila. I bambini delle colonie sono i primi bersagli di una rinnovata mistica fascista, delirante e disperata. Il ricordo è: credo pensassimo così. Duce è uguale a Dio. Dio è in ogni luogo. Anche il Duce era in cielo, in terra e in mare. Voi sarete le future madri degli eroi italiani. Le future madri degli eroi italiani significava sapere che ogni figlio doveva andare a combattere e morire. Quindi la prerogativa della morte, il valore sotto l'aspetto della morte veniva inculcato a noi ogni giorno. Il Duce unico in tre persone uguali e distinte. Duce uguale fascio. Duce uguale patria. Duce uguale condottiero. Ne scaturivano una fiamma, un'ovazione, una filiazione, così da essere pronti a ogni comando. Nel 1942 ricordo l'imposizione: tu sei un'organizzata, tu appartieni al fascio. Io ancora oggi, quando sento la parola organizzata, ho un brivido. Mettere una divisa, mettere una cosa, creavano quel minimo di cose. E questo è quello che io penso è, diciamo, come si agisce sulla psiche, sulla... La retorica è miracolosa. La colonia è sempre una colonia tipo. Il vocione loda l'azione benefica dell'assistenza climatica e, naturalmente, i bambini del popolo vivono le loro gioconde vacanze protetti dal grande amore del Duce. A settembre 1942 anche il fronte libico cambia e il generale Rommel, la volpe del deserto, protagonista delle vittorie italo-tedesche in Africa, viene richiamato in Germania e lascia il comando al generale Stumme. Rommel che va, Rommel che viene, eccetera. E la mia famiglia, la mia e tutte le altre famiglie della Cirenaica in mezzo, ecco, diciamo. Stava peggio la mia famiglia di noi, almeno noi, fino a che c'è stato il fascismo. I miei compagni, nottetempo, ma erano 6 o 7 in tutti, sono scappati dalla colonia, sono andati verso Ventimiglia, hanno dormito nelle barche di notte, nelle barche che c'erano lungo le spiagge, perché volevano andare a combattere. Sono stati pescati, riportati in colonia, messi a pane d'acqua per qualche giorno. Nell'ottobre 42, l'ottava armata britannica, al comando di Montgomery, sferra un decisivo attacco in Africa, sfondando il fronte all'altezza di El Alamein. Le truppe italiane avevano perso ad Alamein e si ritiravano. Questo ci comprometteva gravemente nel nostro sogno di tornare a Tripoli, come infatti è avvenuto. No, di ritorno non si parla. Con la disciplina e il controllo si cerca di riempire il vuoto che la distanza delle famiglie ha creato. Si è potuto scrivere nel primo anno, anche quando i nostri genitori scrivevano. Però le lettere venivano tutte vagliate prima in direzione. Per questo motivo la notizia della morte di nostro padre ce l'hanno data dopo 2 anni, chissà perché le direttrici ci sono passate questa notizia, perché eravamo i primi bambini che avevano perso un genitore. Tutto è militarizzato. Le divise da balilla, da avanguardisti, da piccole e giovani italiane, sono gli abiti di ogni giorno di questo esercito inerme, e il triste ricordo è quello di una nuova e gelida famiglia fatta di notabili fascisti
e di donne fasciste. Sovente la colonia veniva fatta attenzione dai grossi gerarchi fascisti che venivano a dirci che effettivamente noi eravamo nel cuore del Duce, che sinceramente si interessavano di noi e dicevano presto ritornerete dai vostri genitori. La conclusione era che loro rimanevano quella mezza giornata con le direttrici, a volte su un terrazzo, a godere degli spettacoli che noi, addestrate come puledri da circo, dovevamo esibire. Contro questa Italia tesa nel culto delle sue memorie eroiche. 1 e 2 gennaio 1943, Palermo, 139 morti. 14 febbraio, Milano, 259 morti. 4 aprile, Napoli, 221 morti. A Milano la devastazione. Il regime le chiamava bombe anglo-assassine. La propaganda fascista non poteva che cercare di arginare la disperazione di chi si vedeva preda inerme di un terrore sconosciuto che veniva dal cielo. Una volta eravamo a mare e un aereo tedesco stava cascando proprio dove eravamo noi, tutti sulla spiaggia. Invece non so che sforzo ha fatto, è caduto in mezzo al mare. Una notte è caduta una bomba a neanche 15 metri distante da noi. Ci siamo svegliati dal bagliore che abbiamo visto e dal suono naturalmente. E nel muoverci eravamo circondati da vetri in tutte le parti, meno che sul corpo. In fretta, in furia. Abbiamo potuto portare solo quel po' di vestiario che ognuno poteva portare in uno zainetto, ci hanno messi nel treno, in un treno, e ci hanno portati fino su in provincia di Sono. E l'Italia sotto la guida e il vittorio. Migliaia di italiani, grandi e piccoli, continuano a essere uccisi sotto le bombe, colpite scuole, istituti per ragazzi, orfanotrofi, colonie. Il destino del conflitto è segnato. Servivano sempre più piccoli eroi, come chi, sottoposto all'amputazione di una gamba, con un sorriso sulle labbra ringraziò i medici che lo avevano operato e ai militari presenti che cercavano di confortarlo, con stoico coraggio rispondeva gridando «Viva l'Italia! Viva il re! Viva il Duce!». Bimbi che, feriti da un bombardamento, dovevano volere poi un moschetto per sparare contro gli inglesi. Eroismo premiato con la consegna di un vero moschetto e il ricevimento a Palazzo Venezia dal Duce in persona. Ma non serve a nulla il moschetto. Il 25 luglio 1943 la caduta del regime è irreversibile. Nelle colonne c'era qualche subbuglio, diciamo, che si è venuto a sapere che il Duce era stato destituito. E tra di noi, più grandi specialmente, c'era quelli che già dicevano ma ci pensiamo noi, andiamo volontari. Insomma, abbiamo capito che qualcosa stava modificando. Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. C'era la volontà di evadere, nel senso di uscire da queste colonie per far qualcosa per la patria. Non c'era la voglia di uscire per andare dall'amico, dal parente, dalla nonna se era in Italia. C'era la voglia proprio di uscire per far qualcosa per l'Italia. Dopo l'8 settembre 43, le truppe tedesche alleate divennero truppe d'occupazione del territorio italiano. Praticarono la politica della strage, che si ispirava alla guerra di sterminio condotta dal nazismo in Polonia e in Unione Sovietica. Il codice di guerra venne messo da parte e l'esercito tedesco fu crudelissimo verso la popolazione civile. Ogni mezzo, anche contro donne e bambini, era lecito per arrivare al successo. Alfred Jodl, capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, doveva rassicurare i suoi soldati e dichiarò il divieto assoluto di qualsiasi procedimento penale o anche solo disciplinare per gli eccessi compiuti.
Dopo la caduta del fascismo è capitato ancora di peggio. Noi che eravamo sempre tenute dalle vigilatrici nelle varie colonie, abbiamo visto che man mano loro se ne andavano, perché è rimasto allo sbando tutto il sistema organizzativo, che non venivano più pagate dal fascio. E allora abbiamo cominciato proprio a patire la fame sul serio, perché dall'Africa non ci giungevano notizie. Dei genitori non sapevamo più niente, nessuno si prendeva cura di noi. È come non aver vissuto quel periodo senza buia, senza nessuna comunicazione, senza nessun riferimento. A un certo punto, quando io sono rimasto a Druogno, sì e no, sapevo che i due fratelli erano a Ravenna. Ne abbiamo cambiato 7 o 8 colonie. Poi dipende dove c'erano bombardamenti, cose magari non andavamo. E poi sulle colonie facevano una croce rossa sul tetto, perché dice così non bombardavano. Le truppe americane avanzano. I bambini vengono trasferiti sempre più a nord. Bordighera, Ventimiglia, Lizzano, Druogno, Brescia, le Dolomiti. Le colonie sono sotto il controllo della Repubblica di Salò, ma il sistema è ormai fuori controllo. Ci è venuto questo ordine di disfare la colonia. Però e da lì siamo partite noi 4 sorelle, ci hanno fatto partire in piena guerra. E cosa vedevamo? Solo macerie. Sicché siamo saliti su questo treno che era fermo in stazione, però le stazioni erano tutte mezze bombardate, c'erano truppe tedesche. E questo treno era pieno, carico, era verso sera e ci hanno avvisati che il ponte sull'Oglio era stato bombardato e il treno sarebbe passato su un ponte a barche. Ci hanno avvisati di stare tutti nel centro del treno, non gridare. Ci avevano detto che questo treno passava in prova, pieno di gente, e non so per quanti minuti, dun dun, dun dun. E poi c'erano grida, preghiere. Noi sorelle ci siamo abbracciate e diciamo adesso moriamo. E dopo finalmente, man mano che una carrozza... L'ultima parata militare l'abbiamo fatta perché erano morti 2 partigiani. Erano stati impiccati con la testa all'ingiù. Le vigilatrici ci hanno bardato di tutto punto e ci hanno fatto passare sotto questi 2 giovanotti che potevano avere 18-20 anni, erano partigiani che erano stati rastrellati in quel periodo dai tedeschi. Ci hanno fatto passare sotto la loro testa dicendo sputate. Sono traditori della patria. Come per tutti, anche per i bambini italiani di Libia, il mondo cambia velocemente e drammaticamente. Molti sono adolescenti, piccoli uomini, lesi nell'anima. Durante la caduta del fascismo furono vittime delle stragi, anche se non assassinati o feriti. Ci fu chi volle combattere, senza sapere per chi lo stava facendo. Io ad un certo momento decisi di scappare perché volevo andare con i militari e facevo il fattorino, tutto però in uniforme. Un giorno un ragazzo aveva una pistola di quelle vecchie e più volte aveva fatto girare il tamburo e i proiettili non erano mai partiti. Mi puntò questa pistola e tirò il grilletto e non successe niente. Io spostai leggermente la testa e gli dissi non fare lo stupido. Quello schiacciò il grilletto e partì un colpo che mi ferì qui al collo, ho ancora la cicatrice. Reclute dei battaglioni Genio in addestramento in una località dell'Italia settentrionale. E noi siamo pronti! È il buio periodo della Repubblica Sociale, Salò. Intorno a loro maschi adulti perennemente dediti all'uso della forza uno contro l'altro. L'abitudine alla morte e a un'atmosfera violenta e insicura segnò i bambini e li cambiò, forse per sempre. Ci hanno preso dalle colonie ragazzi un po' più maturi e ci hanno trasferiti in questa casermetta, l'hanno chiamata casermetta, perché era una specie di caserma, proprio ci insegnavano i primi passi per diventare dei veri soldati.
siccome avevamo fame, andavamo giù nelle cucine delle suore, perché ogni tanto le suore magari ci davano un pezzettino di mela o un pezzetto di panino in più. Andiamo lì e vedo due giovani col fucile e con la barba. E ho detto, ma chissà chi sono. E le suore ci hanno detto, non dite niente, non dite a nessuno che ci sono qui questi due signori. Ma chi sono? Sono due partigiani che scappano perché se li prendono li portano in prigione. E io ho detto, partigiani, chissà chi sono. Era stato quasi un esperimento creare dal nulla, nelle colonie estive, dei piccoli nuovi fascisti. Migliaia di bambini per anni lontani dai genitori, forgiati corpo e spirito dal regime. Il fascio era stata la loro nuova famiglia. Ora però tutto corre verso il tracollo, tutto perde senso e dimensione. I tedeschi invasero anche la nostra colonia. Portarono nottetempo non so quanti carri armati nel cortile della colonia. La vigilatrice che era rimasta insieme a noi, quando gli altri sono scappate, hanno portato via tutto, ci hanno lasciato con la sola divisa che avevamo addosso, lenzuola, tutte le vettovaglie, ci hanno lasciato senza niente le altre vigilatrici, l'unica è rimasta a far fronte con 300 bambine. E dunque lei non voleva assolutamente che venissero, però loro ci hanno promesso che ci avrebbero dato almeno da mangiare e noi avevamo bisogno di quel mangiare. Questi tedeschi non vi so dire quanto tempo rimasero, però ricordo una sensazione incredibile, rimanevano a volte nei loro camion e sembravano un branco di pecore, anche loro capivano che il momento era triste, noi guardavamo loro e loro guardavano noi. L'ultimo anno di guerra, fino alla liberazione del 25 aprile 1945, corre parallelo allo smembrarsi definitivo del sistema delle colonie. Molti bambini ancora raggiungono le campagne e si ricongiungono ai loro lontani parenti italiani o trovano ricovero in conventi, scuole, monasteri. Tutti a battere le mani, andiamo a casa, invece è continuato ancora. Poi ci siamo riuniti tutti quanti a Treviso ci hanno messo in un treno, un treno merci, caro bestiame. E dice, dove andiamo? E ci hanno portato ad Assisi. Per arrivare ad Assisi ci abbiamo impiegato 13 giorni. L'odissea dei bambini continua nei campi profughi per mesi e la Libia in mano inglese sembra sempre più lontana. Il vescovo di Tripoli, Monsignor Facchinetti, la Commissione Pontificia, lo stesso Papa Pio XII, con il Ministero dell'Africa e gli alleati, cercano di organizzare la raccolta, i ricongiungimenti, mentre la fine dell'esodo dei piccoli italiani di Libia si perde in mille rivoli. Come sono andata a finire? Quelli che erano in colonia nel momento in cui l'Italia si è spezzata in due, non solo fisicamente, ma anche ideologicamente. Per cui giovanotti, cioè io potevo essere lì o altri che non sono stati presi dai genitori, a quel punto avevano 17-18 anni e potevano essere andati, o potevano andare o non andare, o al nero o al bianco. Dovevi per forza andare o da una parte o dall'altra, perché a casa non ci potevi stare. Perché passavano i tedeschi o i fascisti e ti ricoglievano, ti portavano via. Uno che era un partigiano, l'hanno portato a casa dei genitori. Ai genitori le hanno dato la corda, le hanno fatto mettere il sapone così scorreva meglio, ai genitori. E poi l'hanno preso e l'hanno impiccato su un albero di noce, davanti ai genitori. Perciò questo era partigiano e quell'altro era fascista. Però non si può vivere sempre di odio e di ricordi, perché poi non era stato noi, a noi ci hanno mandato giù, ma non si può tutta la vita continuare a averci la morte, non si può. Il dolore, la solidarietà e l'indimenticabile avventura li unirono per sempre. Questi sono i piccoli italiani di Libia. Il vincolo del ricordo li tiene uniti ancora oggi,
fiume sotterraneo che emerge dai territori dell'infanzia. Oh, ma per ragazzi era un divertimento, perché sono andato a pigliare l'uva, sono andato a pigliare la frutta per mangiare, perché mangiare quello che era. Ragazzi, non avevamo paura del bombardamento, avevamo paura che si mangiava. Alla notte veniva un tedesco, c'era l'amore con la signorina. Verso le 11 di notte ho messo legami di acqua sopra la porta vicino. Il tedesco è arrivato a mezzanotte e si è bagnato tutto, ha fatto un casino. Gli alberoni quando eravamo tutte pelate. I miei fratelli più grandi, mia sorella e mio fratello hanno cominciato a dire ai parenti: noi vogliamo tornare a casa, adesso è finita la guerra. Però un mio zio ce lo diceva: guardate che non ci sono ancora trasporti, specialmente le navi che vanno in Libia non partite. E invece noi volevamo partire. Chi partire dove? E ero contenta che era finita la guerra, che avevano mandato via i tedeschi e che era arrivata la liberazione con i partigiani. Allora ho detto: io li ho conosciuti i partigiani, li ho conosciuti. Un altro scaglione di figli di italiani in Libia parte per raggiungere dopo anni le famiglie rimaste nella colonia. Sono 1600 questa volta. La Croce Rossa, in collegamento con le autorità vaticane, comincia a farli rientrare. Il precipitare degli avvenimenti impedì di riportarli alle loro case. Tripoli, bel suol d'amore. Le autorità britanniche, che controllano la ormai ex colonia italiana, temono però una manovra volta a confermare il diritto della presenza italiana anche dopo la guerra. Vennero proposti scambi alla pari. Sarebbe stato permesso il rientro in Libia solo in cambio della partenza per la madrepatria di altrettanti italiani di Libia senza lavoro. Mio fratello non mi riconobbe. Io lo vidi, lo riconobbi subito, lui non riusciva a riconoscermi perché certo erano passati tanti anni. Andai a casa e fui deluso di trovare la mamma, una vecchiettina molto piccola. Aveva avuto un attacco di paralisi l'anno precedente, mio papà era morto e poi era piuttosto desolato. Solo nei primi mesi del 46 furono centinaia i disperati tentativi di rientro. Il mare era solcato di barche. Non per tutti i bambini l'odissea si era conclusa. E abbiamo preso questa barca per tornare a Tripoli. 3 giorni di viaggio abbiamo fatto. E poi quando siamo scesi c'era la mamma, quasi quasi non riconoscevo neanche mia mamma, perché da 6 a 12 anni. Ad un certo punto io ho cominciato a dire: no, in parlatorio c'è qualcuno, no, in parlatorio c'è mia mamma, 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 mamma. Mi sono messa a correre con tutto il gruppo delle amiche che venivano dietro. La sensibilità di tutti per una mamma, era la prima volta che arrivava una mamma. Gava, Gava, vieni. Sono arrivate tue figlie, mi ha preso in braccio, ero sopra il camion, mi ha guardato. Che bella tosa che è tornata. M'ha detto. Ero partita bambina, sono tornata, avevo 19 anni, perciò. Sono tornata nel 47, nel 25 febbraio del 47, e ho trovato come un muro. I miei fratelli ci mandavano via. E anche noi non eravamo contenti di loro, ecco. Io pensavo che mia mamma non ci, che a me non volesse bene, e invece non è vero. Partiti bambini, siamo tornati grandicelli, insomma, e ricordo che la mamma è svenuta. Questo tramonto della Libia, bellissimo, questo tramonto. Quella notte abbiamo dormito, non più, dico io, nelle stazioni per terra o nei campi profughi, e ci rendiamo conto che eravamo a casa finalmente.